Bisogna essere buoni come il pane per nutrire gli affamati, un pane che si spezza e si moltiplica, un pane che ognuno può prendere per soddisfare la propria fame. Lo ripeteva spesso il santo polacco Alberto Chmielowski, fondatore nel 1888 della Congregazione dei Frati del Terzo Ordine di San Francesco, Servi dei Poveri, cui presto seguì anche il ramo femminile. E la sua eredità spirituale, incardinata soprattutto nel servizio agli ultimi, splende oggi anche nei sorrisi e nell'opera delle cinque suore albertine che prestano servizio alla mensa della Guardia Svizzera Pontificia. Tutaj mogę powiedzieć, że jesteśmy też jakby w naszym charyzmacie, chociaż właśnie nie posługujemy. Noi lavoriamo qui, anche se non è strettamente connesso al nostro carisma di servizio ai poveri. Il nostro fondatore, tuttavia, ci ha insegnato che dobbiamo prestare la nostra opera anche dove nessuno vuole andare. Per questo siamo qui dal 2003, ormai da 14 anni. Quando le suore svizzere Baldeck hanno dovuto lasciare l'incarico, la Guardia Svizzera ha cercato un ordine che potesse sostituirle. La ricerca si è protratta per lungo tempo, fino a quando la proposta è stata fatta a noi. Questa ricerca è stata difficile perché tante suore hanno rifiutato, mentre noi abbiamo deciso di accettare. Questo posto è in modo speciale il cuore della Chiesa. Con doppi turni per la colazione, il pranzo e la cena, le suore albertine non solo preparano i pasti per le guardie svizzere, ma stanno loro vicino con la preghiera e con il sostegno spirituale. Una prossimità tangibile che crea un'atmosfera di casa, pur se tanto lontana dalle cime innevate delle Alpi. Non è solo la cucina a congiungere questi due mondi. Le suore albertine, infatti, dopo il servizio trascorrono il proprio tempo nella preghiera, unendosi anche ai momenti di raccoglimento delle guardie svizzere, come il rosario del lunedì, l'adorazione del giovedì o le messe celebrate in tre lingue. La nostra presenza e la nostra attività spirituale ci rendono, specialmente per i giovani svizzeri, dei testimoni della fede. Da noi ricevono un sostegno. Il nostro contributo non si limita semplicemente a preparare i pasti, che realizziamo con il cuore, ma anche a sostenere spiritualmente questi giovani. Per noi è significativo cosa ha detto Papa Francesco alla Madre Generale durante l'ultima udienza, questa estate. Ci ha ringraziato per il nostro lavoro e per la nostra presenza qui, precisando che per i giovani svizzeri siamo come delle madri. Il Santo Padre ha espresso veramente quello che noi sentiamo e quello che noi viviamo. Noi qui non lavoriamo semplicemente. Per me personalmente non è solo un lavoro, è un servizio. Vuol dire essere madre, nonostante la giovane età. Bycia też właśnie nie tylko matką, chociaż może nie wyglądam na matkę. Noi vogliamo che loro ricordano che noi prepariamo cibo per loro con il cuore e anche le nostre preghiere e anche i nostri, le parole buone, nel senso che diciamo che vogliamo bene loro, anche che loro anche sono tristi, facciamo una consolazione che... Sapete, quando avete qualcosa di male, dite, noi preghiamo o proviamo a risolvere questo. Quando loro adesso tornano alcune ex guardie, dicono sempre, noi ricordiamo la vostra cucina e i vostri sorrisi e anche le parole buone, quelle avete dato a noi.